Lei è Frida, la nostra Golden, la nuova arrivata, la new entry, e lei è Letizia, la veterana, donata qualche anno fa, ormai sono passati 8 anni, dalla mamma di una paziente scomparsa che si chiamava Letizia, appunto. Loro sono Letizia e Frida, le due cagnoline pronte ad entrare nel reparto di oncologia dell'ospedale San Donato di Arezzo, dove torna il progetto di Pet Therapy. All'interno di questi reparti diciamo che si respira un'aria di ansia, di depressione. E quello che fa il cane, diciamo, è un catalizzatore sociale, diciamo riesce in mezzo agli estranei a far parlare le persone in un certo senso. Una pratica che sfrutta i benefici del contatto con gli animali da compagnia, che già era in corso sino all'arrivo del Covid, poi sospesa e quindi ripresa da oggi. L'attesa è pesante prima dei trattamenti, l'attesa durante i trattamenti, l'attesa per il risultato degli esami. Per cui se c'è modo di in qualche modo condividere questa attesa e di ripartire il tempo in un modo un pochino più leggero, sicuramente è di grande aiuto. Un progetto possibile grazie al sostegno del Calcit. Oggi ricomincia la Pet Therapy, qualche mese prima abbiamo anche reintrodotto la Clown Therapy grazie a Nasi Rossi, poi abbiamo anche reintrodotto l'accoglienza grazie ai volontari di Sinergia, perciò direi che oggi il centro oncologico può dare dei momenti in cui anche il paziente può distendere un po' la sua attenzione. Proprio all'ospedale San Donato, lo scorso febbraio, una signora ricoverata nel reparto di pneumologia aveva potuto salutare per l'ultima volta il suo cagnolino, un vero e proprio compagno di vita. E i cani hanno peraltro delle sensibilità particolari che si adeguano molto, che come se capissero quando uno di noi è in difficoltà, ti stanno più vicino. È pazzesco, credo che ci sia un legame magico tra la specie umana e la specie dei cani.